appunto poi tutti coloro che sono da questa parte del tavolo, il responsabile del Dipartimento Nazionale della Disabilità di Fratelli d'Italia, Antonio Guidi, al quale facciamo un applauso per la benvenuta. Nella plurinominale del Senato, Marco Squarta, presidente del Consiglio regionale, signora Parte, presidente della Commissione regionale competente per la materia e consigliere regionale, che insieme al senatore Zaffini, che in questo caso ci ha comunicato per tramite di Marco Squarta, che arriverà un quarto d'ora di ritardo, impegneranno noi per questa ora o quello che sarà in questo incontro che abbiamo intitolato sulla vita indipendente, che è una materia importante, è una materia che sta a cuore in particolare a un partito come Fratelli d'Italia. Parlavo prima con Antonio, che ne ha ben chiari i limiti e soprattutto le prospettive, anche perché nel recente passato al Comune di Terni abbiamo trattato come Fratelli d'Italia, per tramite dell'assessore nella primissima fase della giunta Latini, questa materia, mettendo a disposizione di famiglie che sono anche presenti in questa sala di alcune centinaia di migliaia di euro reperiti, peraltro senza inventarci nulla, nelle gestioni e dalle gestioni precedenti. C'erano risorse anno 2014-2016, anno 2017-2019, che giacevano ai tutti nei cassetti, risorse inutilizzate per circa 500.000 euro. Per la città, una città come Terni, è una cifra estremamente, estremamente significativa. E allora, nell'iniziare a dispiegare queste risorse a disposizione dei cittadini, molti cittadini hanno avuto la possibilità di, tra virgolette, cogliere il senso di questa iniziativa che oggi andiamo a discutere insieme a tutti voi. Perché c'è un cambio di paradigma importante rispetto a quello che qualcuno immagina possa essere il modo di gestire, tra virgolette, la disabilità dei propri congiunti, dei propri familiari, vale a dire la terzializzazione dell'assistenza a qualcuno, oppure il paradigma che cambia: le famiglie si fanno carico personalmente attraverso sistemi che adottano, che possono essere quelli di avviare al lavoro in accordo con l'amministrazione che prevede dei percorsi, che sono quelli di dotare di un assistente personale i propri congiunti, che sono vari sistemi, appunto progetti personalizzati per la vita indipendente. Questo è un cambio di paradigma profondo, radicale, che noi in qualche modo vorremmo dibattere, sviscerare e approfondire insieme a tutti voi nella giornata di oggi. Noi abbiamo preparato un sistema che riteniamo sia un pochino più vivace, un po' più fresco rispetto al classico dibattito monolaterale, che riguarda un po' la possibilità da parte di alcuni di noi, di voi, di porre delle domande a Marco, a Leonora, ad Antonio, a Franco quando arriverà, in modo che questa modalità diventi una modalità più fresca. Chiaramente non è uno schema assolutamente rigido, che prevede poi ovviamente altri interventi, chiunque li voglia fare. Successivamente c'è un altro incontro con il senatore Zaffini per un aperitivo. Detto questo, io invito Marco, in questo caso Marco Squarta, nell'ordine, e invito chi ha preparato la domanda a rivolgersi a Marco per porre sul tema della vita indipendente appunto la prima domanda che aprirà un po' il convegno. Vita indipendente la posso fare io, visto che vivo con mio figlio ormai da 18 mesi. E ciao Marco, vita indipendente fino a un po' di tempo fa sembrava un'utopia. Se ne parlava tanto e non si riusciva a realizzare nulla. E nel 2018 è stato possibile partecipare, avere questo bando grazie all'assessore, che ha preso questi soldi e niente. Quindi sono state realizzate 40, mi risulta circa 40 realtà di vita indipendente. Che significa qui? A Terni parlo, certo, io sono una mamma di un ragazzo di 24 anni, sono di Terni. Parecchi presenti mi conoscono. Significa che un ragazzo che ha una disabilità fisica o psicofisica o solo psichica
comunque delle difficoltà, ma anche delle capacità residuali. Quindi si può, nello specifico mio, può, si rende conto di che tipo di vita potrebbe vivere, ma magari non ne ha la possibilità. Perché c'è la solitudine, perché ci sono le architettoniche, perché c'è la difficoltà di inserimenti sia sociali che lavorativi che precedentemente scolastici. Quindi c'è un isolamento importante, quindi il dipendente deve superare questo. Il problema fino adesso qual è stato? Benché abbiamo fatto questo passo avanti enorme di questo bando, che adesso si è anche prolungato per altri 6 mesi, quindi un bando che sembrava che dovesse così essere veramente soltanto la sperimentazione che lasciava il tempo di programma, in realtà questa boccata d'ossigeno che abbiamo adesso in questi altri 6 mesi fa pensare che finalmente c'è una presa d'atto da parte della politica, è tanto importante avere la politica accanto per le famiglie. Quindi sarebbe interessante avere una speranza da parte dell'Italia, che non è più un progetto una prova che si fa, un tentativo, una sperimentazione, ma che ci si lavori in regione e a livello nazionale, che diventi una legge, che diventi un qualcosa su cui le famiglie ci possono sperare. C'è tanti tipi di disabilità e le persone con disabilità hanno tante diverse necessità. C'è una grossa fetta di persone con disabilità che possono lavorare, possono andare a passeggio, possono prendere mezzi di trasporto, possono fare tante cose, ma può succedere che perfettamente da soli ciò non è possibile, quindi l'assistente diventa fondamentale. Io sto vivendo, grazie al mio figlio e al nostro assistente, una realtà che poteva sembrare un sogno fino a qualche tempo fa. Ringrazio la Regione, però vorrei anche delle assicurazioni per il futuro. Se mi posso aggiungere a quella del signore, certo. Perché io mi sono, mio figlio che ha 29 anni, ho partecipato al bando che citava il signore, questo dell'Italia. Noi come nuovo progetto, con la scarsità dei fondi erano 200.000 euro, solamente il 20% era destinato a nuovi progetti. Chiaramente leggendo il bando 4-5 solamente, 4 o 5 potevano essere approvati, infatti se si leggono le graduatorie solamente 4 progetti sono per il momento ammessi, finanziati. E quindi mi accodo alla signora, cioè capire, cioè chiedere che diventi, sì, la platea possa essere un pochettino più ampia, perché 4 progetti lei capisce che sono veramente, e poi no, c'era un progetto anche carino con co-housing, c'era l'aspettativa dei ragazzi che già se l'aspettavano, lui con la sua amica del cuore di poter vivere questa esperienza, cioè veramente a 29 anni dargli la possibilità, cioè loro poi coinvolgendoli ci credono anche in questi progetti, poi dopo rimane una delusione quando abbiamo visto. Siamo andati a vedere appunto la pubblicazione delle graduatorie, lui ha detto siamo stati, cioè è rimasto così perché si è reso conto che quello in cui sperava non poteva essere realizzato. Poi magari ci è stato detto dall'assessore che forse ci saranno dei fondi aggiuntivi, io questo non so se sarà possibile o meno, però comunque richiamavo appunto l'attenzione sulla disabilità, che se mi posso permettere poi veramente è scomparsa, cioè anche nel dibattito politico che noi sentiamo adesso in TV, la disabilità non esiste. Io vedo che vengono citati le attenzioni degli animali, cani, gatti, con tutto il rispetto, anche questi stanno nelle liste e nei programmi, della disabilità non se ne parla, cioè i nostri figli sono scomparsi. Signora, grazie, grazie anche di averci dato la possibilità di fare una sottolineatura prima di dare la parola a Marco. Siamo qui cioè, proprio per questo, perché evidentemente mostriamo la sensibilità che serve. Grazie. Marco, altre domande per me? No, no, c'è questo, c'è questo. Molto impegnato. Ringrazio Marco per tutto il coordinamento, Antonio, Eleonora. Permettetemi di fare un ringraziamento particolare a Delfina, cui sono molto onorato di averla conosciuta proprio diversi anni fa, è arrivato adesso il senatore Franco Zaffini,
diversi anni fa, quando ero consigliere regionale delle opposizioni, io, il tema della disabilità è un tema a cui ho dedicato molto tempo della mia attività politica, sia all'opposizione che adesso in maggioranza, e quindi grazie a Delfina e ad altre persone come Delfina ho scoperto un mondo, soprattutto tante problematiche che avete detto anche prima, per le quali io ritengo sia necessario dare una priorità di risposta. Fratelli d'Italia, come sapete, molti di voi sanno, spero, non è in giunta regionale, in maggioranza non abbiamo, diciamo, una rappresentanza in giunta, quindi ci siamo dovuti molte volte anche arrabbiare insieme ad Eleonora, soprattutto quando c'era una macchina amministrativa regionale, faccio l'esempio della vita indipendente, per cui ci sono stati dei ritardi, come sapete, ritardi che poi sono stati fortunatamente, diciamo, colmati con questa proroga grazie a una battaglia che abbiamo fatto insieme a lei, consiglio regionale, dall'assessore, perché poi c'è una macchina sotto regionale che voi neanche immaginate, molto difficile da debellare e alcune volte anche da contrastare, per cui siamo arrivati poi ad ottenere questa proroga di questi finanziamenti della vita indipendente, che però io ritengo sia insufficiente andare ogni anno di proroga in proroga. È vero che abbiamo una situazione contabile molto difficile per quanto riguarda la regione, che vale al sistema dei trasporti, che vale al sistema delle comunità montane, al sistema della sanità, quindi trovare anche delle risorse non è semplice, però per me sulla disabilità i fondi vanno trovati. Vita indipendente. Per me la vita indipendente sono fondi FSE, spesse volte però quando vai nella macchina regionale non sono fondi che possono essere, possono essere persi in altre realtà, e quindi noi dobbiamo vigilare affinché questi soldi continuino ad essere stanziati, soprattutto che ne vengono messi di più, perché io quello che ho visto in prima persona, grazie a tante esperienze come la tua, come quella di Delfina, ma come tante altre, che quando si parla di disabilità, voi me lo insegnate, molte delle persone che sono qua me lo insegnate, lo vivete quotidianamente, non si può parlare in maniera generale di disabilità. Ogni disabile ha una sua specificità. Per questo, secondo me, la politica della vita indipendente è quella soprattutto di dare direttamente le risorse alle famiglie, che poi possono scegliere se avvalersene oppure di mettere, per esempio, il proprio figlio parente disabile in una struttura, però gli dà la possibilità. Io credo che chi meglio del familiare, del progetto di vita indipendente, sa qual è la cosa specifica che serve al suo familiare disabile. Ecco perché noi continueremo a battagliare sul non solo continuare a trovare delle risorse per la vita indipendente, ma cercare possibilmente di darle ulteriori. In ballo c'è una nostra legge regionale, chiamata da me, da Nora, che riguarda per esempio la tematica dei disturbi del neurosviluppo, che abbraccia tante realtà, l'autismo, tante altre, e noi stiamo cercando di andare in una direzione dove possiamo dare i soldi direttamente alle famiglie, che poi magari anche lì vigiliamo se il familiare ha quei soldi se li in tasca, perché purtroppo ci sono stati dei casi anche che i soldi venivano spesi per farsi super, e invece creare altrimenti delle misure di controllo per cui tu dai i soldi direttamente alla famiglia, e poi la famiglia che sa attraverso i canali nazionali, non è che può fare quelle cure magari sperimentali che abbiamo visto anche sulle ghiere, ma delle cure o delle assistenze specifiche, perché noi viviamo in un mondo in cui purtroppo non ho nulla contro le cooperative, per me le cooperative sono un valore aggiunto, però vediamo tanti soldi che vengono destinati con bandi, le altre, parliamo di milioni e milioni di euro alle cooperative per poi fare assistenza, magari quelle risorse si vengono direttamente destinate alle famiglie, non dico che sicuramente si fa qualcosa di meglio, però in alcune circostanze quando la famiglia si sente in grado di potersene farsene carico, secondo me è qualcosa di importante. Quindi la vita indipendente, andare avanti su questo settore, ma non solo, dare la nostra missione deve essere quella, il principio cardine, che è la famiglia l'organo deputato a scegliere come far assistere il figlio o parente o, diciamo, soggetto legato alla famiglia di cui hanno iscritto. Se poi la famiglia vuole decidere che quel parente vuole, diciamo, sia una struttura, soggetto più idoneo, prendersene cura, bene, però ce ne sono tante che magari dicono: me ne prendo cura io, datemi le risorse. Oggi purtroppo, soprattutto con questa crisi, ci sono sempre più famiglie o persone che si indebitano
per poter assistere il proprio familiare disabile. E per me questo è un insulto alla civiltà della nostra regione. Io su questo sono battaglia che porto sempre avanti, ben sicuro che non è facile, per due motivi: uno, per le questioni di bilancio; due, per una rete decennale che c'è in Umbria, che c'è nei vari comuni, che ha sempre fatto prevalere la scelta dell'assistenza cooperativistica, della esternalizzazione, dove vengono purtroppo, secondo me, spesse volte sprecate le risorse, e vi assicuro che è una battaglia dura da vincere. Noi la portiamo avanti senza scopi elettorali, chi mi conosce sa che io lo facevo da quando ero in opposizione, e quindi ho sempre portato avanti con persone come Giuffrina, proprio con la semplice finalità di risolvere anche il singolo caso concreto che ha l'oggettivo. Quindi io, mi conoscete, il numero ce l'avete, avete del film. Posso aggiungere solo una cosa? Prego. Il problema è anche che, allora, il potere di ascolto che hanno le famiglie è pari a zero rispetto a una cooperativa delle organizzazioni. Quindi quello che io volevo dire quando ho detto istituzionalizzare l'indipendente piuttosto che l'assistenza diretta o indiretta, cioè l'assistenza diretta, come si chiama la famiglia? Indiretta, indiretta è strano, è indiretta, ma anche se è diretta alle famiglie è strano, come è così, è indiretta, esattamente. Quindi la vorrei, per quello scopo era quello del mio intervento, istituzionalizzarla, perché le famiglie non hanno il potere di ascolto delle cooperative o dell'organizzazione. Ci sono tante famiglie con genitori di una certa età, ragazzi ormai grandi, cioè dove lo trovano il coraggio e il modo di poter andare a reperire, di far cercare i fondi, andare in comune, fare le domande, cioè vedere se c'è qualcosa per mio figlio, se c'è qualcosa per farlo uscire, per avere un operatore. Cioè non è semplice questo. Quindi quando c'è una legge che prevede la libertà di scelta, se ne fa una comunicazione, che certo che ci vuole tempo, lo sappiamo, ci vuole tempo, però già parlarne oggi e sapere che un'organizzazione, un partito, un disegno politico ci ascolta è una cosa importante, perché non dobbiamo perdere di vista il concetto che le famiglie non sono ascoltate, non è semplice. Ecco perché le cooperative prendono di più, è tutta un'organizzazione dietro enorme, enorme. Quella io la rispetto, ci mancherebbe, quella è una forma di assistenza rispettabilissima. C'è il mio cognato che ne soffruisce, quindi la conosco benissimo, ha delle problematiche, ma è rispettabilissima. C'è gente rispettabilissima che lavora in cooperative e che si affannano. Ma c'è poi, come dicevi te, un'altra realtà, di altri tipi di patologie che hanno bisogno di altro. Ma se non si istituzionalizza questo, se non se ne fa una legge regionale, è una corsa, e facciamo come la signora che dice con quattro casi, beati quei quattro che ci sarebbero gravi, cioè ma che se può andare avanti così, penso di no. Concordo. Grazie a Marco, grazie ad Alessandra per la capacità e la passione, grazie anche alla signora della quale non conosco il nome, ma che comunque è stata capace di appassionarci per come sente evidentemente la materia. Velocemente, prima di passare la parola a Eleonora e a chi vorrà fare la domanda a Eleonora stessa, due note che riguardano quello che diceva Marco, il discorso dell'assistenza tramite le cooperative e dei milioni di euro impiegati. Sono processi che in Umbria sono radicatissimi ed è evidente che ci vuole tempo, quantomeno nella diretta proporzione di quello che hanno avuto coloro che ci hanno preceduto, prima di riuscire ad invertire il senso della ruota, che è enorme per dimensione, per quattrini che ci sono attaccati e per tutta una serie di ragioni. Quindi c'è adesso nella scaletta che ci siamo un po' dati insieme a Franco, Eleonora, Marco e anche ad Antonio, Eleonora, è una domanda che potremmo rivolgere a lei stessa. C'è